stamattina questo incontro, perché finalmente parliamo di pari opportunità e ne parliamo da quello che spero dal taglio che sta dando l'incontro, ne parliamo senza pregiudizio alcuno. Invece devo registrare che negli ultimi tempi ho sentito parlare dei diritti negati alle unioni civili, dei registri delle unioni civili, ne ho sentito parlare in maniera talmente, devo dire, rosa, talmente con una ristrettezza culturale talmente incredibile che mi ha fatto male, e mi ha fatto male perché io sono molto legata a questo territorio. Devo dire che mi sono anche scandalizzata del silenzio delle istituzioni preposte alle pari opportunità, che non hanno sprecato, tra virgolette, una parola per reagire a quelle che possono essere chiamate provocazioni, perché io non voglio credere che si pensi realmente alle cose che ho visto scrivere e divulgare in trasmissioni televisive. Perché parlare in maniera apocalittica dei registri delle unioni civili o dei diritti delle coppie di fatto nasconde a parte una malcelata malafede, a mio avviso anche un pregiudizio enorme, una ristrettezza di vedute, una ristrettezza culturale, ma soprattutto una paura così grande, così profonda, così strana. Io non ho paura né di affrontare il problema né di confrontarmi, e nessuno dovrebbe avere paura. Quello che mi conforta, e scusate perché sto andando a braccio, mi si è chiesto una breve introduzione solo stamattina, pensavo di dover soltanto presentare le varie persone che relazionavano. Dicevo, quello che mi conforta è che per fortuna siamo nella fase 2. Sì, siamo nella fase 2, la fase del pregiudizio, ma la fase 1, che è quella peggiore, è la fase del silenzio, che noi per fortuna abbiamo superato. La fase del silenzio, di quel silenzio che tende a soffocare il fenomeno sociale, di quel silenzio che tende forse a sopprimerlo, a rimuoverlo, ma sicuramente che cerca di non fare evolvere a livello sociale, a livello culturale, il fenomeno stesso. Questo silenzio è stato anche del diritto, il diritto è stato silente, la giurisprudenza è stata silente. Soltanto ultimamente abbiamo avuto, iniziando dalla sentenza del Tribunale di Milano del 2009, una presa di posizione. La sentenza di Milano, che è la prima ad essere uscita sul tema, riguarda la possibilità per il convivente di fatto di costituirsi parte civile nel processo a carico del presunto omicida. E viene riconosciuto il diritto di richiedere sia il risarcimento del danno patrimoniale, che secondo me questo è il meno, ma anche il risarcimento del danno morale, cioè il prezzo del dolore. Quel risarcimento che è sicuramente non patrimoniale e viene riconosciuto alle coppie omosessuali e alle coppie di fatto. Poi abbiamo ovviamente la sentenza della Corte Costituzionale del 2010, la sentenza della Corte di Cassazione del 2012. Io non voglio addentrarmi in relazioni che sicuramente spettano ad altri. Penso però che se è vero che c'è bisogno di una riforma strutturale complessa da parte del legislatore, è anche vero che non dobbiamo abdicare al dovere di interpretare le norme cogenti, le norme ordinarie, attraverso una lettura orientata costituzionalmente, in maniera che siano conformi sia alla Carta Costituzionale sia alle libertà fondamentali. E il diritto, credo che sia la giurisprudenza, stia andando esattamente in questa direzione. E il diritto infatti può essere, secondo me, un baluardo della società costituita, ma anche una
possibilità di progresso incredibile se viene orientato e letto in maniera costituzionale, in maniera moderna. In ogni caso, prima di dare la parola ai politici, alle istituzioni, vorrei dire che per quanto riguarda i registri di fatto, io non so quante istituzioni siano presenti, però ecco, quando si parla di registro delle unioni civili sembra che si parli di qualcosa di traumatico, in realtà è tutto nelle norme. Ogni comune segue la legge anagrafica, la legge anagrafica prevede espressamente che si fotografi lo stato di fatto della situazione delle persone che risiedono in un comune con delle schede progressive per quanto riguarda gli individui. Le schede sono alfabetiche, mentre sono progressive per quanto riguarda le schede di famiglia. Le famiglie sono divise in due grandi gruppi, le famiglie anagrafiche e le convivenze anagrafiche. Voglio dire, è tutto scritto, le famiglie anagrafiche sono individuate come quelle famiglie legate da vincoli di parentela, di tutela, di affinità e soprattutto da vincoli affettivi. Quindi nel vincolo affettivo entra di tutto. Mentre le famiglie, le convivenze anagrafiche sono quelle legate da altro tipo di vincoli, cioè da vincoli di utilità, da vincoli di religione, da vincoli di altro genere, di lavoro. Pensiamo per esempio ai conventi o comunque alle residenze religiose, pensiamo ai carceri, a ragazzi che sono fuori sede, che siedono per motivi di lavoro, di studio in uno stesso appartamento. Quindi quello che caratterizza la famiglia anagrafica è appunto l'affettività, la famiglia affettiva. Quindi non mi sembra niente di straordinario, mi sembra straordinario sì il fatto che venga riconosciuto da molti comuni, ma la relazione, ecco, quella sì mi sembra straordinaria. Tanto più che molti comuni, come quello di Milano, di Torino, di Bari, sono andati molto più oltre. A parte l'istituzione dei registri, stanno svolgendo, o alcuni hanno addirittura svolto e finito, un monitoraggio sulle norme locali, proprio per consentire di armonizzarle al principio di non discriminazione. Quindi ecco, io esorterei i politici e le istituzioni presenti a tener conto e a partire da questo dato di fatto, da questo dato giuridico, tra l'altro con la tranquillità che i registri, comunque si tratta comunque di situazioni di fatto, e che i registri non creano degli status giuridici e non possono, non potrebbero crearli. Ci vuole ovviamente una legge strutturale complessa che naturalmente si faccia spazio e regolamenti la materia. In realtà, come dicevo prima, non dobbiamo comunque abdicare al nostro dovere di interpretare le norme costituzionali. Abbiamo l'articolo 2, l'articolo 3, il principio di uguaglianza, la garanzia dei diritti fondamentali, ed è da lì che dobbiamo partire, ed è proprio da queste due norme che prendono le mosse le varie sentenze di cui abbiamo parlato prima, e che riconoscono con una bella definizione, devo dire, i diritti fondamentali delle coppie, delle coppie di fatto, ad avere una famiglia, e la chiamano famiglia affettiva. Io adesso passerei la parola ai nostri rappresentanti istituzionali e politici. C'è un cambio di programma, passo la parola al presidente dell'associazione Marco Polo, che ringrazio personalmente per essersi ricordato del mio impegno in favore delle varie comunità, del mio impegno civile, visto che io non ricordo più alcun incarico istituzionale, ma sono molto contenta che si sia ricordato. Grazie. Happy.
abbiamo ridotto lo spread dei diritti civili sull'Europa. Con queste parole il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha accolto l'approvazione del registro cittadini per le unioni civili, a cui le coppie sia etero che omosessuale possono iscriversi contestualmente alla registrazione della famiglia anagrafica. Al riguardo, il sindaco Pisapia ha inteso rimarcare: non c'è dubbio che stiamo parlando anche del diritto degli omosessuali di essere riconosciuti come coppia, perché gli omosessuali questo diritto non ce l'hanno. Milano così è la quarta metropoli italiana pioniera di civiltà dopo Torino, Napoli e Palermo. A questa realtà si è aggiunta ultimamente anche la Calabria con il comune di Peperonato, che con altro documento di civiltà ha riconosciuto le coppie di fatto non sposate. Certamente non sono mancate le critiche da parte dei corporati, al quale il sindaco Pisapia, con toni più o meno velati, ha voluto sottolineare l'autonomia e la distinzione dei ruoli. Comprendo le posizioni della Puglia Milanese, ma ognuno ha il proprio ruolo nel rispetto delle posizioni delle leggi degli altri. A Alzi, rimarcato e citato le stesse istituzioni, così come rispetto le decisioni della Puglia in campo religioso, credo che la Puglia debba rispettare le decisioni del Consiglio Comunale, che è un'istituzione della città e che parla a tutti i cittadini, come del resto la Puglia. Sempre più acceso quindi si sta facendo il dibattito ancora non giuridicamente riconosciuto nel nostro paese. Diverse posizioni di destra e di sinistra si sono manifestate, chi a favore, chi contro, chi nel mezzo, ma nessuno finora ha preso una decisione definitiva al riguardo, e pertanto c'è ancora un vuoto legislativo in materia determinata da una legge di insufficienza e inadeguatezza nel cogliere gli strumenti in seno alla società italiana anche riguardo di altre forme di convivenza diverse da quelle tradizionali. Il Parlamento europeo ha avuto il merito di aprire la discussione politica anche un paese arretrato dal punto di vista dei diritti civili come l'Italia. In tale materia, infatti, il Parlamento italiano ha sempre scelto di non scegliere. L'Italia, insieme a Grecia, Albania, Romania e Polonia, è uno dei pochi Stati europei a non essersi dotato di norme specifiche. Conseguentemente, il Parlamento italiano non può continuare a disattendere la risoluzione messa dal Parlamento europeo, data del 13 marzo 2012, che riconosce parità del diritto tra uomini e donne, obbligando anche gli Stati membri a recepire il predetto orientamento entro un tempo massimo di anni 8. Diversamente, in mancanza di ricevimento di tale risoluzione, si andrà a ricorrere della sanzione e condanna penale per omofobia. A seguito di questa risoluzione, con la quale si afferma che gli Stati membri non devono dare al concetto di famiglia definizioni restrittive allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali, il problema del riconoscimento delle coppie omosessuali si è posto anche in Italia. Una prima posizione è stata presa dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 4184 del 15 marzo 2002, è entrata nel merito del riconoscimento delle coppie omosessuali, affermando che in alcune specifiche situazioni le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice per fare valere il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugali, precisando che la differenza di sesso non è da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio,
Questa sentenza segna un passo storico e fondamentale per l'avanzamento dei diritti civili in Italia. Essendo ormai superata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la concezione secondo cui la diversità di sesso dei non vedenti è presupposto indispensabile della stessa esistenza del matrimonio. La Corte sostiene che l'unica impossibilità di riconoscere le unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in quanto non riconosciute. Con il matrimonio i coniugi acquisiscono diritti e doveri stabiliti dalla legge. Le coppie di fatto, invece, per poter far valere alcuni di questi diritti, devono dimostrare di vivere il moro custodio, l'unico documento che attesta legalmente la convivenza e il certificato di stato e famiglia che deve essere rilasciato dalla Camera del Comune di residenza quando sono state recepite le chiese. La politica è con la sua lavoro. Se è la stessa Corte a riconoscere l'esistenza giuridica delle coppie di fatto, oggi più che mai è chiaro quanto sia grosso il vuoto legislativo in materia nel nostro Paese e quanto sia necessario formarlo con una apposita normativa. Netta la contrarietà del fronte cattolico. L'Associazione dei Giuristi Cattolici Italiani ha affermato che la Cassazione ha ritenuto irrilevante l'identità del sesso, ma la qualificazione del rapporto di coppia di tipo matrimoniale, che questo presuppone a loro dire una perdita di valore per l'essenziale del matrimonio in quanto tale. Assurda posizione strumentale. A fronte di numerose realtà che in più parti del mondo lottano per legittimo riconoscimento dei diritti civili alle coppie di fatto, con la Francia, le nazioni che hanno legalizzato i matrimoni tra omosessuali sono 14, mentre nella regione d'Italia, da sempre conservatrice, si contano soltanto 130 comuni che hanno deliberato per la costruzione del registro delle coppie di fatto. Vero è che l'istituzione del registro delle unioni civili è un atto prettamente simbolico e ideologico, ma assume rilevanza in quanto, riconoscendo una forma di convivenza non convenzionale e l'applicazione del principio di uguaglianza sancita dalla Costituzione, da qui ecco lo scopo perché i comuni devono istituire il registro delle coppie di fatto. L'incubo per il governo perché affronti la questione delle coppie di fatto e produca una legislazione che tenga in materia, riconoscendo piena equiparazione giuridica tra le coppie omosessuali e quelle eterosessuali. Pertanto tutte le coppie che vivono stabilmente sposate o non devono godere degli stessi diritti ma anche degli stessi doveri. Certamente non è una novità assoluta che ben noti politicanti, mio incapace di legiferare provvedimenti giusti negli interessi della famiglia e in considerazione della sua stessa evoluzione, in diverse forme di convivenza coniugale, famiglia non solo etero, ma anche omosessuale, risiedono da oggi centinaia nel Parlamento italiano, con un ben individuato obiettivo di ostacolare eventuali atti innovativi finalizzati alla crescita civile e democratica del Paese, in particolare la loro condotta e la loro azione politica. Sono sempre più finalizzate a contrastare qualsiasi provvedimento in discussione. Il registro dei diritti civili, il registro biologico, il divorzio breve, l'affido condiviso, il diritto dei detenuti, il diritto di cittadinanza per i figli di migranti non digitali, eccetera. Che abbiano come oggetto il riconoscimento
e la tutela e l'estensione dei diritti civili, quest'ultimi da sempre manifestati con argomentazione inficiante e furbiante da parte di quei cattolici conservatori impegnati in politica, sostenuti ed incalzati dai vertici della Chiesa, che tende sempre più a sconfinare in un terreno non suo e a imporre il suo pensiero in nome di una sua presunta primizia, soprattutto in merito al concetto di famiglia, con dottrine e con postulanti superati che non tengono conto della trasformazione della società e che in effetti appartengono a un passato medievale da dimenticare per fede stesso della Chiesa. Quante persone volte venivano inquisite per eresia, per il solo torto di sostenere teorie considerate contrarie all'ortodossia cattolica. A tutt'oggi il nostro codice civile non contempla la norma della famiglia di padre. Vista ancora con una famiglia pratica e del tutto eventuale sebbene già nel 2010 la Corte di Cassazione con sentenza 2647 avesse sottolineato che anche chi convive instaura legami di reciproca assistenza e protezione al padre di una coppia sposata. Le statistiche dimostrano che in media le famiglie di fatto quando nascono figli hanno una caduta maggiore rispetto a quelle legate al matrimonio. Significa che gli stereotipi che vedono le coppie di fatto con unione fratica e senza una progettualità familiare non trovano riscontro nella realtà. In Italia sono circa 1 milione le coppie che vivono in mora compulsoria ed un bambino su 5 nasce fuori dal matrimonio. L'aumento delle coppie di fatto deriva da una nuova cultura sociale e familiare, ma anche dalla lungaggine delle procedure di separazione e di divorzio, una media di 15 anni, tempi insopportabili per ottenere una sentenza di divorzio che costringono peraltro molte persone a convivere con pendenze per anni in attesa dell'ottenimento dello stato di vita, per cui non deve essere trascurato che molte coppie convivono per forze e non per scelte. La tutela e il riconoscimento giuridico della famiglia di fatto non toglierebbe dignità alla famiglia fondata sul matrimonio, non ruba niente, ma riempirebbe un vuoto legislativo e di tutela dinanzi a un fenomeno sempre maggiore, in maggiore crescita all'interno del nostro Paese. Pertanto, affinché ci sia un pieno riconoscimento giuridico delle coppie di fatto e del matrimonio omosessuale, urge una soluzione alla tutela normativa. L'ostruzionismo dei partiti e dei poteri forti impediscono il riconoscimento dei diritti alle coppie di fatto. Noi diciamo basta, vuole fare questo. Serve una legge dei diritti civili, ha affermato anche per Luigi Bersani in campagna elettorale. La puntualità con cui il settore della sinistra si rivolgono ad un meglio specificato elettorato gay è stupefacente. Intanto vuole precisare che per tutto il tempo in cui sono stati al governo hanno avuto solo il timido coraggio di partorire forze come il Rico, una robetta pressoché inservibile ai più imperiali, ai più immediatamente lasciata morire per non urtare la suscettibilità dei cattolici e dei moderati di voto che sono la maggioranza del Parlamento italiano. Ci si chiede intanto quale sia l'elettorato cattolico e che siano i moderati e chi siano i moderati. Un numero, una percentuale, un'imborsita di incapaci di valutare autonomamente scelte ragionevoli che prescindono da ogni opinione o meglio convenzione religiosa, ma
che riguarda piuttosto il consenso e il vivere civile. Garantire uguale diritto alle coppie etere, gay e gay, o ancora oggi, in bastonini moderati cattolici, dopo un paio di finti moralisti e bacchettoni, pare che la gran parte degli italiani sia dentro avanti dei dico della finta, dei giovanardi, dei casini, dei mondi. La fine proclamata promessa di una legge per l'unione civile dimostra quanto poca considerazione si abbia degli italiani. Siamo tutti gay, moderati, cattolici, atei. Ben coscienti che l'annuncio di alcune leggi serve semplicemente per avere un pezzo di titolo su qualche giorno quotidiano. Il paese e gli italiani sono pronti a ritirare l'appartenenza religiosa e politica per riforme minime ma indispensabili che lasciano da avere fra questa la correttezza. La politica piuttosto dovrebbe prendere atto di essere rimasti indietro, lontani dalle esigenze di milioni di persone che, prima di essere cattoliche e moderate, sono cittadini che chiedono garanzie e diritti umani, anche nel caso concreto che esistono, gay, cattolici e moderati. Sarà di nuovo colpa dell'ostruzionismo, della destra, delle gerarchie vaticane addirittura, e per altri, perché no, dei poteri forti se nessun provvedimento legislativo sui diritti civili verrà alla luce e pertanto si rimarrà impantanati in questo desolante per questa calamità. Il presidente della Corte Costituzionale, Franco Gallo, parlando dei diritti, non parlando del presidente della Corte Costituzionale, delle coppie gay, ha sollecitato una regolamentazione della materia, nei modi e nei riti più opportuni, sostenendo che per la consulta due persone dello stesso sesso hanno comunque il diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri della loro stata di unione. L'Italia deve cambiare assolutamente l'ottica se vuole davvero iniziare definitivamente in Europa, anche dal punto di vista dell'effettiva e piena tutela dei diritti delle persone contro ogni discriminazione di omofobia. Concludo. Trattando di un piccolo episodio locale. L'amministratore comunale di Crotone, nonostante sia stata più volte interpellata per l'istituzione dell'esercizio dei diritti civili, non ha ritenuto opportuno dare segnale di sensibilità e di apertura al riguardo, anzi, ha assunto un atteggiamento di totale indifferenza e di chiusura. Infatti, da indiscrezione si è venuta a conoscenza che nei mesi scorsi la commissione consigliare, cioè ex assessore alla cultura, ha provveduto a convocare in audizione il vicepresidente dei giuristi cattolici italiani per ascoltare il merito alla eventuale istituzione dell'esercizio biologico e dell'esercizio delle comunità. Nel specifico si denuncia la stranezza che rappresenta il caso, infatti, da parte dell'amministrazione comunale si privilegia l'interlocuzione con una parte ben individuata di chiaro veramente cattolica, ma non si è tenuto per nulla conto che la nostra rappresentanza associativa di ispirazione laica, che peraltro aveva sottoscritto e presentato formale richiesta per riconoscimento e la relativa istruzione del registro anagrafico dei diritti civili, ne va. La suddetta commissione ha voluto sentire il parere di una sola e determinata parte, parere che sembra vincolante considerato che su un tema così importante non c'è stato alcun contraddittorio né alcuna discussione con altre sensibilità che devono prendere atto della decisione in merito già assunta da parte della commissione.
si evidenziasse che da più tempo si apprende dagli organi di stampa che il suddetto vicepresidente dei giuristi cattolici, con frequente esternazione per mezzo della stampa e degli incombenti, si qualifica e si differenzia sempre di più per posizioni intransigenti ed estremistiche, tanto da rasentare il fanatismo religioso contro l'istituzione del registro dell'Unione Civile. In tale comportamento traspare più spesso l'omofobia, altrimenti non si dovrebbero alcune giustificazioni su suoi sconfinamenti, ma soprattutto i suoi anatemi contro le coppie di fatto, omosessuali, lanciati nei giorni scorsi in convegno tenuto in San Ciro Marina, dal tema emigrazione, suscitando il risentimento e le contestazioni sia degli stessi organizzatori che dei presenti di maggioranza studenti che sono stati costretti a sentirlo. Viene naturale domandarsi se questo illuminato del diritto abbia preso atto ed abbia recepito l'atteggiamento di discontinuità e di rottura incardinata dalla sua santità Papa Francesco, con il settarismo più esasperato, come anche l'affermazione dello stesso, la Chiesa è malata di autoreferenzialità e di clericismo altrettanto. L'arcivescovo Monsignore Francesco Paglia, in occasione della presentazione vaticana degli atti del meeting internazionale sulla famiglia, tenuto a Milano, ha sottolineato: è giunto il momento che anche il Vaticano si apra alle coppie omosessuali e ne riconosce i legittimi diritti. Attraverso le sue dichiarazioni, il tutore dell'Istituto per la Famiglia in Vaticano fa intuire come anche la Chiesa deve porsi una posizione di apertura nei confronti delle numerose e irreversibili forme di convivenza non familiare, legittimando misure legislative nuove volte a definire suoeticamente la loro dimensione sociale e soprattutto. L'arcivescovo Paglia ha precisato ancora che bisogna cercare di limitare le vessazioni subite dalle persone omosessuali, il peraltro fondando per la prima volta quei paesi che ancora oggi nel mondo si ergono a caposalto discriminatorio nei confronti delle persone gay, rendendo l'omosessualità un reato penalmente perseguibile. Si è pronunciato favorevolmente anche sulla questione inerente il ripristino dei sacramenti per le coppie divorziate. Quindi la Chiesa è andata molto avanti. Anche il cardinale americano Ford, durante la cerimonia pasquale, ha lanciato l'appello a tutti i credenti e al popolo cattolico in generale di dimostrarsi meno ostile verso i gay, pur restando fermamente contrario alle loro unioni per sacro vita. Dobbiamo fare di meglio per evitare che la nostra difesa del matrimonio si riduca a un attacco contro i gay, ha detto Donald alla ABC. La Chiesa deve assicurarsi di non essere contro nessuno. Premesso che qualsiasi considerazione è puramente soggettiva, ciononostante le associazioni Arce, Marco Polo, non intendono avere scontri con la Chiesa locale, bensì vogliono aprire un confronto civile e democratico nel rispetto dei ruoli e dell'interesse. Prima di dare la parola agli ospiti, si precisa a scanso di equivoci che non è intenzione dei convegnisti esprimere giudizi politici, ma soltanto considerazioni di pertinenza del mondo sociale. E per questo si riparisce senza se e senza ma che è scaduto il tempo per il distinguo effimero e fino a se stessi per le abilità e per il rimando delle scelte e delle iniziative inerenti al conoscimento e dell'estensione dei diritti civili. Pertanto ognuno deve assumersi la responsabilità di portare il nostro paese nell'Europa
e dell'uguaglianza, mentre il popolo deve trovare l'orgoglio di uscire dall'apatia perenne per stimolare gli incalzari politici e gli amministratori affinché assumano tutte quelle iniziative e quei provvedimenti a tutela dei diritti civili. Grazie per l'attenzione e per la partecipazione al convegno. Ringraziamo il Presidente Rosario Quirito per la corposa relazione. Mi fa piacere che dalla polemica si passi poi alla, costruzione del nuovo, perché io sono del parere che bisogna progredire. Progredire significa andare avanti, e andare avanti significa prendere atto dell'esistente, partire dall'esistente e valorizzarlo. Abbiamo i rappresentanti politici e istituzionali, Antonella Giugata, assessore alla cultura, e subito dopo Sergio Contarino, segretario del PD provinciale. Antonella si è spostata? Antonella, forse si è spostata. Scusatemi, ero un attimo spostato, si sente? Sì, sì, assolutamente. Si sente? Sì, sì, sì. Buongiorno a tutti, io ringrazio gli organizzatori del convegno di questa mattina e vi ringrazio anche per l'invito che mi hanno rivolto a partecipare a questa giornata, che ritengo importante per sensibilizzare l'opinione pubblica e i cittadini in generale sul tema dei diritti civili, che siano quelli delle coppie di fatto o come quelli del testamento biologico, altri generi di diritti che ancora non vedono la giusta risoluzione. A parte insomma la mia sensibilità personale su questi temi, che sposo pienamente, perché insomma sono diritti in cui credo a prescindere dal partito di cui faccio parte e dell'amministrazione che in questo momento rappresento. Voglio però sottolineare giusto un paio di cose per dimostrare che anche l'amministrazione comunale in realtà sta dimostrando sensibilità intorno a questi temi. È proprio di ieri, infatti, l'uscita del sindaco sul giornale che dichiara che Crotone è una città pronta sia per avere il registro delle coppie di fatto, sia per l'adozione del testamento biologico. Quindi un'affermazione del genere dimostra l'apertura da parte dell'amministrazione comunale rispetto a questi temi e sottolineo che c'è anche una discussione avviata in Commissione Cultura proprio sul testamento biologico che vede una discussione in atto insomma, tra i consiglieri per raggiungere più presto possibile, speriamo, ad una convocazione di un consiglio nel quale possano essere dibattute queste problematiche. Ovviamente sono temi sensibili che riguardano la coscienza di tutti e ci sono probabilmente dei tabù da sfatare anche, perché se è vero che ci sono dei diritti che in quanto tali non ledono poi i diritti di altre persone, ci sono delle barriere mentali che spesso ci ingabbiano e non ci permettono di essere oggettivi nel determinare queste cose. E l'ultima cosa che volevo sottolineare, che mi ha richiamato alla memoria il signor Vigilillo, il precedente assessore aveva fatto insomma, insieme ad altre associazioni un gruppo di associazioni che si occupavano proprio dei diritti civili, di cui fanno parte l'ACI, l'UCMED, la FIDAPA, Libere Donne, la Fondazione Berlinguer, per discutere proprio di questo genere di diritti e si era, ripeto, portata anche in commissione consigliare, si era avviata una discussione del genere. Quindi non mi pare che ci sia stata questa ostilità da parte dell'amministrazione, né tantomeno mi risulta che ci siano stati incontri con i giuristi cattolici. Sono queste le cose che io so, e siccome ho preso contezza dalle carte di quello che è stato
stato avviato, credo di poter dire con sufficiente certezza che non c'è stato alcun incontro con i giuristi cattolici, tanto per dire che non si vuole né escludere una parte rispetto ad un'altra in una discussione nella quale devono centrare tutti, perché non è una discussione di partito o di destra e di sinistra, ma è una discussione che riguarda la società civile. Questo è tanto, grazie. Ringrazio l'assessore. Io non credo che bisogni dare centralità alle polemiche o ai cattolici che fanno la loro parte, che la pensano in un certo modo, eccetera. Io andrei oltre e ricorderei soltanto che esiste una legge anagrafica fin dal 54 che prevede i registri, che ci sono i regolamenti di legge, e in particolare il 142 del 90, il regolamento 142 del 90, che consente tranquillamente e senza forzature l'istituzione del registro delle unioni civili. E, come ho detto prima, io inviterei ad andare oltre il registro delle unioni civili con un monitoraggio, così come stanno facendo altre città, ripeto, Torino, Milano, Bari, monitoraggio sulla legislazione locale per renderla in sintonia con il principio di non discriminazione, perché altrimenti ci appiattiamo e non andiamo avanti. Io penso che bisogna assolutamente andare avanti, bisogna andare avanti insieme, bisogna confrontarsi, ragionare, confrontarsi con tutti e poi operare. Credo che se non siamo molto avanti, ho parlato di fase 2 in questo problema, però le varie sentenze, voglio dire, sono importanti, sono delle pietre miliari per cui far discendere diritti numerosi. Penso per esempio alla locazione, alla successione nella locazione, che ormai è un diritto acquisito delle coppie di fatto, la possibilità di succedere nel contratto di locazione in caso di separazione o in caso di morte, la possibilità, ecco, per il comune di tener conto dell'esistenza delle convivenze di fatto per l'assegnazione delle case popolari, questo mi sembra basilare, e la possibilità per le coppie, anche per le coppie omosessuali, per il coniuge, per i superstiti, di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ecco, partiamo da questi che sono diritti che discendono dal riconoscimento dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dall'articolo 2.3, ma che discendono, sono una conseguenza diretta dal riconoscimento della Corte di Cassazione dell'esistenza di un diritto fondamentale delle coppie comunque formate ad avere una vita familiare e ad avere una vita affettiva, intendendo la coppia come unione di due persone con un comune progetto di vita, punto. Unione di due persone con un comune progetto di vita. E adesso diamo la parola a Giuseppe Perpiglia, presidente del Centro Servizi Volontariato d'Aurora. Non so se... Intanto ringrazio per l'invito e siamo contenti di aver aiutato l'organizzazione di un simile convegno, di qualunque tipo di convegno, perché io volevo prendere dalla proposta, dalla relazione del Presidente, solo una frase che ci tocca un pochino più da vicino. Il popolo deve trovare l'orgoglio di uscire dall'apatia per stimolare gli anziani politici e gli amministratori, eccetera. E solo con una cittadinanza attiva, solo mettendosi in prima persona, solo partecipando, noi possiamo erogare diritti con la consapevolezza che ogni diritto corrisponde pienamente al dovere. E questo qui è quello che il volontariato in generale si prefigge, cioè partecipare direttamente, manifestare le proprie idee, manifestare il proprio credo, qualunque esso sia, e nello stesso tempo confrontarsi appunto sui programmi, sui valori, sulle scelte, lasciando ovviamente da parte i nomi, come purtroppo in alcune cose invece non è dato fare. Detto questo, io ringrazio di nuovo per l'invito e auguro buon lavoro a tutti. Grazie. La parola a Sergio Contarini,
a tutti. Un ringraziamento a chi ha voluto organizzare questa iniziativa, come si diceva prima, una iniziativa su un argomento sensibile, un argomento che in questi giorni è una serie di problematiche che ci sono, che stiamo vivendo in tutta Italia, sta diventando un momento anche di confronto, e mi rendo conto che a livello nazionale sta diventando un confronto anche positivo. Non possiamo dimenticare che il clima sta cambiando anche da parte della Chiesa, abbiamo verificato, non solo da parte del Cardinale Pagli, del Vescovo Pagli, ma anche da parte del Papa. Penso che in questi giorni, in maniera anche positiva, stiamo riscontrando un'apertura che due mesi fa, un anno fa, non c'era. Quindi noi come Partito Democratico avevamo presentato un manifesto ai cittadini italiani composto da 8 punti, solo e esclusivamente 8 punti sui diritti dei cittadini. Quindi il partito aveva chiesto il voto su Bersani anche sul manifesto dei diritti civili. Poi abbiamo visto tutti, perché poi alla fine il popolo vota, ci allarma del voto e dà la forza con il voto alle idee. Sappiamo benissimo come sono andate le elezioni, non ha vinto nessuno, quindi anche qua diventa più difficile. Quando non vince nessuno ci vuole un confronto più aperto, ci vuole un confronto più ampio, bisogna coinvolgere tutti, perché questo non può essere un argomento di polemiche, perché con le polemiche non andiamo avanti da nessuna parte, soprattutto su questi argomenti. Ecco perché riteniamo importante che anche a Crotone si apre già da oggi un interessante dialogo. Non dimenticando, ha detto prima l'assessore Giuncana, la commissione cultura, di cui io sono presidente, quindi sono parte in causa, siccome le polemiche non piacciono a nessuno e quello che con le polemiche non si va avanti, la commissione di cui io sono presidente ha fatto 2 riunioni, non solo su questo argomento, sui diritti civili, invitando le associazioni che si erano già presentate all'assessore precedente. Quindi è stata una continuità di iniziativa da parte della commissione sentire queste associazioni che si erano accasate per quanto riguarda questo fatto di diritti, e siccome è un argomento di confronto, abbiamo voluto, dopo 15 giorni, 20 giorni, confrontarci con chi in questo momento la pensa in una maniera diversa. Quindi abbiamo 2 verbali agli atti della 4ª commissione, dove abbiamo discusso con le associazioni che in questo momento rappresentano i bianchi e i neri, i gialli e i rossi, ma in questo momento, ripeto, non abbiamo bisogno di polemiche. Bene ha fatto il sindaco, non solo stigmatizzando quello che sta accadendo in queste ore contro il ministro dell'integrazione Kinci. Io penso che da parte di tutti quanti noi merita un plauso e grande solidarietà per questi attacchi che questo ministro in queste ore sta avendo da parte di tutti.
non viene da questo tipo di attività, questo tipo di attività. Per quanto invece riguarda i lavori della Commissione, ben vengono questi momenti, ben vengono questi confronti. Sicuramente abbiamo la possibilità di riaprire in Commissione, dove abbiamo già un altro argomento molto sensibile, sempre nella stessa Commissione, dove abbiamo già fatto degli incontri con le associazioni, con le organizzazioni sindacali che tirano e che portano avanti queste problematiche, la consulta per gli extracomunitari, perché noi ancora abbiamo 2.300 extracomunitari censiti sui quali nessun diritto hanno, quindi in commissione abbiamo portato anche questo argomento, sempre per quanto riguarda i diritti civili di questa nostra città, e vogliamo portare avanti anche questo argomento. Quindi l'impegno è quello che pensiamo che siamo vicini a una primavera di nuovi diritti, a una stagione di nuovi diritti. Crotone è stata sempre all'avanguardia per questo tipo di apertura sui grandi problemi. Non ci dimentichiamo la grande vittoria che abbiamo avuto a Crotone sul referendum dell'acqua. Noi siamo stati una provincia dove i cittadini hanno votato di più percentualmente in Calabria. Quindi c'è una battaglia sui diritti civili, il Partito Democratico la fa, perché noi in segreteria di Crotone abbiamo messo proprio un componente della nostra segreteria che cura solo e esclusivamente queste problematiche, le problematiche dei diritti civili. Il nostro partito c'è, vogliamo fare questa battaglia insieme all'associazione, ma un invito, poche polemiche, più costruttività, è un argomento sensibile, noi su questo ci siamo, grazie. Ringraziamo Sergio Contarino per l'intervento appassionato, prendiamo atto che la Commissione Cultura sta lavorando, aspettiamo con ansia direi i risultati e il prodotto della Commissione Cultura, e vi partecipo che a proposito del Ministro dell'Integrazione era stato già preparato un comunicato di solidarietà che poi il Presidente dell'Associazione Marco Polo vi inviterà a sottoscrivere, proprio un comunicato di solidarietà che esprime solidarietà e vicinanza al Ministro dell'Integrazione per le spese a sfondo razziale di cui è stato fatto il progetto. Adesso vorrei chiamare Presidente Esposito che ha un breve intervento sul nostro argomento, visto che è stato il preside che ha accompagnato gran parte dei nostri figli in un percorso di democrazia e di conoscenza, e quindi sono molto contenta che sia presente. Grazie, Presidente. Grazie. Ah, sì. Presidente, si aspetta un secondo perché c'è Marco Giusto in collegamento Skype, così lo liberiamo. Se può intervenire a nome dell'Arcighe, intanto poi può venire qua. Sì. Pronto, mi sentite? Sì. Prego. Prego, siamo. Buongiorno, siamo tutti ansiosi di avere. Tutti e tutte. Mi dispiace molto non essere potuto venire, però sono a Bologna in questo momento perché c'era una segreteria nazionale convocata precedentemente ed è durata più di quello che mi aspettassi. Io parto ovviamente ringraziando chi ha organizzato il convegno di oggi, ovvero il Comitato Provinciale Arci di Crotone, l'Associazione Marco Polo, e ringrazio perché è molto importante riuscire a far notare di questo tipo di tematiche e di fare un'azione di forza relativamente a questa situazione. Farò un breve intervento molto semplice, relativamente un po' a cercare di capire qual è il quadro nel quale ci
ritroviamo in questo momento. Come sapete, ArcGay sta portando avanti tutta una serie di battaglie per la piena equiparazione delle persone omosessuali a tutte le altre, quindi anche l'accesso al matrimonio, l'accesso all'adozione e a tutti i diritti che normalmente ci sono negati ma che ci spettano, perché siamo esseri umani e quindi abbiamo la stessa dignità e siamo cittadini e cittadine dello stesso Stato che dovrebbe, tra l'altro, essere laico e quindi garantire questa possibilità. Però il quadro all'interno del quale ci muoviamo è nello specifico quello dei diritti delle coppie di fatto, che è cosa altra rispetto al matrimonio, è un po' più complesso, un po' più anche interessante da quel punto di vista. Noi vediamo come la famiglia, con famiglia intendo la famiglia eterosessuale, quella classica, sia sempre più minoritaria in questo paese. L'ultima indagine dell'Istat rileva che la famiglia coniugale, madre, padre e relativa prole è scesa al 37%, quindi è veramente ormai cambiato il modo di fare famiglia in Italia. Questo cosa comporta? Comporta che le coppie eterosessuali hanno sempre più scelto la strada della convivenza non regolata dalle norme e questa è una loro scelta, mentre invece dall'altra parte abbiamo le coppie omosessuali che, non avendo possibilità di scelta, quindi non potendo accedere a nessun punto del matrimonio, vengono di nuovo discriminate anche da questo punto di vista. Cosa è stato fatto e cosa si può fare relativamente a questo? Dicevo, c'è un parlamento nazionale relativamente a questa situazione, che è la richiesta del matrimonio, c'è anche un piano europeo relativamente a tutta questa situazione. L'ultima sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dice che la famiglia è anche quella omosessuale, che quindi certifica che all'interno della Convenzione europea dei diritti per l'uomo la famiglia viene riconosciuta anche la famiglia omosessuale. Qui in Italia, grazie anche alla battaglia della campagna di informazione civile, tra cui c'era ovviamente certi diritti, la realtà, la Corte lì siamo arrivati a due sentenze molto importanti, ovvero la prima, quella della Corte Costituzionale, che invita il legislatore a legiferare su questo argomento, un invito che tra l'altro non è stato recepito, e ovviamente anche il Presidente della Corte Costituzionale, con un intervento molto contestato, però molto corretto, dicendo che il legislatore carente non ha raccolto l'invito della Corte a legiferare, e inoltre una sentenza della Corte di Cassazione che, prendendo spunto dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, stabilisce che in realtà, scrivendo questa possibilità in Italia, esiste questa forma di discriminazione che deve essere colmata e potrebbe essere risolta anche introducendo avanti. Cosa può fare invece un quadro locale, un comune? Un comune può prendere atto di questa realtà. I comuni, secondo la mia modesta opinione, non devono avere un'idea di colore politico, devono semplicemente fare il benessere dei propri cittadini, quindi le decisioni che si vengono a prendere da questo punto di vista, la decisione evidentemente magari di istituire un registro delle coppie anagrafiche, non è una decisione che compete a una parte o politica o un'altra parte politica, dovrebbe essere una decisione di tutta il Consiglio Comunale, proprio perché va a risolvere un problema che è quello di una discriminazione che esiste di fatto nella realtà. Quindi il comune può decidere di dare applicazione alla legge anagrafica dell'89, istituendo questo registro delle coppie uniche di fatto, dando la possibilità di scegliere la motivazione per cui si va a registrare questo tipo di unione, hanno tutta storia i comuni di Padova, di Bologna, di Udine e di Torino, fino al comune di Milano, che molto probabilmente presenta la forma più avanzata in materia del registro dell'unione di fatto, attivando tutta una serie di azioni positive per queste famiglie, in modo che innanzitutto questo registro non resti vuoto, sia veramente in forma di tutela che una forma di avanzamento da questo punto di vista. Azioni positive che possono essere semplicemente
dare la piena equiparazione nei regolamenti comunali tra le famiglie anagrafiche e le famiglie matrimoniali, l'accesso per esempio ai mutui, alle case popolari, anche ai servizi civili italiani, perché io, magari il mio compagno, che siamo una famiglia anagrafica, non possiamo essere stabiliti in uno stesso luogo. L'accesso poi ai servizi sociali, sicuramente, quindi la scuola e l'assistenza pubblica e via via. Quindi, da questo punto di vista, un comune può fare tanto. È importante poi che nella delibera venga anche inserito i tempi attuativi poi del cambio del regolamento, perché ad esempio io sono di Torino, ma a Torino abbiamo istituito questo registro, ma abbiamo un forte ritardo di modifica dei regolamenti adesso collegati. Quindi deve essere di assoluta importanza anche questo. E questo inoltre, per finire, per concludere, questa istituzione, questo registro non deve essere un punto d'arrivo del comune, perché va sì a sanare una situazione, ma va soprattutto a stabilire un percorso di riconoscimento dell'importanza della valorizzazione della diversità dei propri cittadini e del riconoscimento dei propri cittadini, non più in categoria A, diverse categorie, la categoria A, cittadini e cittadini, ma di recuperazione totale dei propri cittadini e soprattutto del riconoscimento dell'importanza del quale e iniziare una serie di politiche contro ogni forma di discriminazione. Un altro passo successivo potrebbe essere l'iscrizione del comune all'interno della rete REI, che è una rete delle amministrazioni pubbliche italiane che si occupa proprio di costruire una rete contro ogni forma di discriminazione, tra cui quelle fondate sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale, e poi piano piano lavorare in concerto con le associazioni del territorio, che sono quelle che custodiscono, diciamo, la conoscenza per risolvere una serie di situazioni, soprattutto hanno il polso della realtà, quindi da questo punto di vista è importantissimo il coinvolgimento delle associazioni territoriali, costruire piani e strumenti per andare a ridurre ogni forma di discriminazione, ogni forma di pregiudizio e consentire a tutti i cittadini e cittadini che risiedono nel comune di vivere la propria vita in maniera piena e serena. Questa è un po' diciamo l'impostazione che Arcicai ha a livello nazionale relativamente a questa realtà. Poi ovviamente so che tra di voi c'è la linea presidente dell'Arcicai di Cosenza, che saluto, e sicuramente saprà dare molte informazioni in più rispetto alla realtà in cui vi trovate e proprio calare queste idee nel territorio. Io vi ringrazio di nuovo per avermi invitato, cercherò anche di quanto prima magari scendere dalle vostre parti per capire come è possibile magari iniziare un percorso di costruzione di una realtà arcigaia sul territorio di Crotone. Quindi vi saluto e vi ringrazio ancora. Di approccio positivo proprio al problema. Mi ha fatto molto piacere sentirlo e ci farebbe piacere averlo sul nostro territorio quanto prima. Adesso il Presidente Esposito, se vuole. Grazie. Beh, non posso sottrarmi. Ringrazio il Presidente di aver ricordato questa mia esperienza nella scuola, al liceo classico di Crotone, che a dire la verità al terzo anno di pensionamento vivo con un atteggiamento un po' di straniamento. Quindi io qui sono presente come cittadino semplice, insomma, come dovrebbero fare molti concittadini di Crotone. Perché sul tempo questo si richiede veramente l'impegno di tutti. Questo convegno è certo un momento importante, soprattutto se si tradurrà poi in una azione forte che vada in questa direzione. Quando si fanno i convegni sembra sempre
di scoprire l'America, di essere, diciamo, un po' al punto di partenza di un percorso. Sono già una trentina d'anni che queste esigenze, che nascono da una naturale trasformazione del costume, si sono tradotte in richieste e atti, appunto, legislativi. E bene, la situazione è che in Calabria, credo, soltanto a Pizzo il comune ha istituito un registro delle unioni civili. A Reggio Calabria un'iniziativa di questo genere è stata bocciata dalla giunta di destra. E mi pare che i risultati siano piuttosto scarsi, e questo certamente non va a merito del meridione, del sud, della città in cui viviamo. Perché, vedete, certamente le regole della convivenza civile impongono il dialogo, di evitare per quanto possibile lo scontro. Però questo non è possibile quando in gioco sono dei diritti, delle libertà. Per le libertà bisogna lottare. Non si può conversare e dialogare e tener conto di tutti senza prendere una posizione tra i neri e i bianchi, tra i guelfi e i ghibellini. E questo io credo sia soprattutto il compito di un'amministrazione che si autodefinisce e agisce sotto la bandiera del centro-sinistra, perché sì, certamente io devo dire all'assessore, mi fa piacere, non dubito del suo impegno personale, saranno state fatte queste riunioni, però sta di fatto che nonostante una richiesta da parte delle associazioni, insomma, delle istituzioni, una cosa così innocua come il registro del testamento biologico, a tutt'oggi l'amministrazione di sinistra di Crotone non ha avuto il coraggio civile di quindi è questo, cari concittadini, io credo che bisogna veramente impegnarsi in una lotta per vincere soprattutto questa stagnazione culturale, insomma, questa mancanza di coraggio. E i convegni devono essere seguiti da azioni all'interno delle forze politiche, all'interno della nostra comunità. Vi ringrazio. Ringraziamo il Presidente, che il confronto contenga anche lo scontro è normale, mi sembra più che ovvio. E credo che questo incontro stia andando in questa direzione di confronto, magari anche scontro, ma poi di cominciare a lavorare insieme, di cominciare a rimboccarsi le maniche e di non demonizzare il registro degli unioni civili, perché il registro degli unioni civili discende direttamente dalla legge. E noi lo possiamo sempre applicare a tutti i doveri e a tutti gli obblighi e a tutti gli impegni che anche la nostra coscienza ci pone. E mi dicono di scompaginare la scaletta e io eseguo questo secondo dando la parola alla Marchese dell'Associazione Radicale Cittadini di Calabria. Grazie. Buongiorno, ringrazio prima di tutto l'Associazione Marco Polo d'Arci dell'Associazione Radicale Cerchi Ricchi su questo territorio dove noi siamo presenti da alcuni anni in Calabria, però proprio su questo territorio di Crotone non abbiamo avuto grosse opportunità, soprattutto non abbiamo ancora intrecciato rapporti con istituzioni e con altre associazioni. Quindi sono veramente lieto di questo invito e ringrazio. Io sono stato particolarmente stimolato fino adesso perché il ragionamento che stavo facendo questa mattina passa a
però qui dobbiamo cominciare a mettere dei punti e dei paletti fermi, è assolutamente necessario, perché altrimenti le discussioni cominciano soprattutto nelle istituzioni a trascinarsi e non arrivano mai ad un punto, così come si sono trascinati in Italia con taxi di quei di Lorenzo, con quella roba che non si capiva molto bene, no, io al mio compagno dovevo mandargli la raccomandata, cioè questa era una cosa della Bint, come l'altra con la Strimi, cioè io al mio compagno per un mio dio dovevo mandargli una raccomandata, come l'ho ricevuto di ritorno, niente di meno. Vabbè, mettendo da parte tutte queste cose che non sono poi dopo passate, il ragionamento è rimasto al palo, forse perché in Italia non abbiamo ben chiaro alcune cose. Ascoltavo con attenzione prima un passaggio del segretario locale del PD, Sergio Cantarino, il quale diceva: questi sono argomenti sensibili. Io mi sono scocciato di sentire questa sensibilità, cioè nel senso, perché sono argomenti sensibili? Questi sono argomenti sociali, che è un processo di allora questo è un argomento sensibile. La mia sensibilità dei diritti negati dovrò cambiare. Ecco perché sono argomenti sociali. Perché vedete, io mi sono fatto un'idea molto precisa del perché in Italia i registri sulle convivenze non si fanno. Vi voglio riferire anche un po' a un accenno del presidente Esposito. Vero, Pizzo Calabro ha occupato l'unico comune in Calabria il registro sulle convivenze. Cambiata l'amministrazione, il registro è stato cancellato. Mettiamoci la mano in pace. L'unico comune oggi che ha approvato, che mantiene il registro delle convivenze, cosa di poche settimane fa, il comune di Petronato, dove mi risulta che nessuno abbia soffiato all'orecchio dell'amministrazione di fare questa cosa, e sono dietro, essendo un attivista del movimento LGBT, questo acronimo mi piace sempre spiegarlo, perché LGBT significa lesbiche, gay, sessuali, transessuali, bisogna aggiungere anche una I, gli intersessuali, e noi radicali aggiungiamo anche una E, gli eterosessuali, perché le cose riguardano tutti. Però mi sono sempre chiesto come mai si fa fatica in questa Italia ad approvare i registri sulle convivenze, cosa che porta pochi diritti. Vedete, qui ci sono due libri, A Codice Civile, e poi c'è un altro libro che certi diritti che le coppie conviventi non sanno da avere. Chi vuole può prenderlo, se vuole, 10 euro c'è un prezzo pure scontato. Sono due libri che l'Associazione Radicale Certi Diritti ha pubblicato come materiale di divulgazione, quale proposta per la riforma del diritto di famiglia da una parte, e poi per andare a vedere a che cosa hanno diritto queste coppie omosessuali nel momento in cui vivono insieme, perché qualche piccolo diritto c'è, ma la lettura del libro lascia poi dopo, anche in presenza dell'approvazione del registro sulle convivenze, in quell'ente di prossimità con i cittadini e il comune, alla fine si resta con la mano in bocca dopo questa lettura, perché sono veramente pochi questi diritti. Allora abbiamo un accenno della questione. Perché in Italia si fa fatica? Si fa fatica perché, tra virgolette, il peccato originale sono gli omosessuali in Italia. Questo è il punto. Allora, c'è una forte richiesta, come diceva il professor Esposito prima, da 30 anni a questa parte, di alcune esigenze, che nella società trova una larghissima maggioranza, però nella politica non le trova. Il nocciolo della questione, come dicevo, sono le coppie gay, perché in Italia noi abbiamo il matrimonio concordatario, dal quale è difficilissimo liberarsi, il matrimonio civile, da cui è difficilissimo liberarsi, e poi dopo abbiamo le istanze di centinaia di migliaia, forse di milioni di persone che vorrebbero invece qualche cosa di più leggero, e quindi rifiutano il matrimonio civile come matrimonio concordatario, e rifiutano il matrimonio concordatario perché mi piace ricordare che in questa Italia ci sono credenti, non credenti e diversamente credenti. Ahimè, il Vaticano incombe, e su questo
una parentesi importante, perché l'assessore diceva prima qualche cosa è cambiato. Una ronda che non fa primavera. È vero, il Vaticano, se ci fosse stato il padre medico Ratzinger alla notizia del varo del matrimonio egualitario in Francia, sui giornali se ne sarebbe parlato per settimane. La nuova gestione del Vaticano, io voglio separare il discorso di credere alla gestione politica di questo organismo, ha deciso di restare silente. Questa è una ordine, perché essere silente, non dire, e quindi un cambiamento a una giravolta rispetto alle gestioni passate, è un orientamento politico molto importante. La domanda è: il Vaticano rimane silente perché è convinto che se parla la battaglia l'avrebbe comunque persa, o è effettivamente un cambiamento di direzione e quindi il Vaticano si dirige e ritorna alle proprie origini, palatini, pastori di anime, lasciando integro la laicità dello Stato e abbandonando l'interventismo? Allora, io sarei cauto nel dare una definizione precisa. È una rondine che è passata, staremo a vedere. Di fatto ci sta che i registri della convivenza del nostro paese non sono mai state fatte perché il peccato originale viene dal proprio omosessuale. Il ragionamento si incastra sempre là, perché se fosse soltanto di riconoscere alcuni diritti leggerissimi, ma proprio diciamo minimi, attraverso i registri della convivenza, questo si sarebbe già fatto in tutta Italia, a condizione che però se non si fosse concesso solo alle coppie eterosessuali, quindi nell'ambito di quella famosa tradizione che la politica pensa che è maggioritaria in Italia, ma tutte le ricerche dicono invece esattamente il contrario. Perché sul matrimonio egualitario, sulle adozioni, sulla parità dei diritti, sul testamento biologico, sulla parola che oggi è una bestemmia di vita, l'eutanasia, in Italia c'è una maggioranza che va dal 55% all'85%. Purtroppo è la politica che è rimasta indietro, nell'incapacità non tanto propria, perché sono capacissimi di qualsiasi cosa e di tutto, ma è il terrore di andare a perdere il giardinetto di quel voto che chiamano cattolico, che è un'entità un po' astratta, un po' poco definita, che però tutti quanti cercano sempre di analizzare. Io voglio ricordare che un bel po' di anni fa, se non fosse stato per i voti dei cattolici, quindi dei credenti, divorzi e aborti in questo paese non ci sarebbero stati. Ai politici del comune di Cortona, quelli della provincia, quelli della regione, ai deputati, ai senatori. E così come esiste la parola sulla quale non sono d'accordo, l'omofobia, no? Per cui il terrore delle persone che riescono a vincolarsi dalle persone del proprio stesso sesso, così come esiste l'omofobia, che è una paura incontrollata rispetto a qualche cosa che invece non ti mangia, c'è questa paura incontrollata che dobbiamo trovare la parola da affermare alla fobia per questi politici che hanno paura di perdere il voto dei cattolici. Voglio concludere, avrei tantissima qualcosa da dire, ma voglio lasciare lo spazio agli altri che hanno occupato la sua presenza. Però un'ultima cosa da voglio dire, che è quella che mi preme di più. Perché io da qui voglio anche ringraziare, è stato evocato il comune di Petronà per aver istituito il registro delle convivenze, unico comune in Calabria, perché purtroppo Pizzo Gallo ha ritirato quella delibera, e perché questo piccolo comune e questa piccola amministrazione e questa comunità va ringraziata. Va ringraziata in particolar modo perché grazie a questo, oltre ad aver dato dignità ai me, sono convinto che il comune con la delibera, se la legge gli avesse consentito, avrebbe concesso tutti i diritti possibili e immaginabili. Purtroppo la legge è quella, si può fare poco. Quindi l'adozione di questa delibera è quasi simbolica. Però i simbolismi, soprattutto in questo paese, sono importanti. Oggi, nel comune di Petronà, oltre ad aver dato dignità alle coppie che rifiutano il matrimonio concordato e che
5 anni. Si è dato dignità a una categoria di persone che sono le persone gay, gli omosessuali. Lo dirò in modo politicamente scorretto. Da qualche settimana a questa parte è più difficile per un comune di perdonare dal frocio della persona. Offenderlo, delirando per il proprio orientamento sessuale. Perché è più difficile? È più difficile perché l'ente che ti sta più vicino, l'ente che è più prossimo ai cittadini, ha dato dignità e ha riconosciuto queste persone. Li ha riconosciute come persone, non dico per una casa, e in quanto persone con pari diritti e dignità rispetto a tutte le altre. Questa è l'unica e buona e la ragione attraverso la quale ogni comune dovrebbe istituire il registro della convivenza, a prescindere chiaramente dall'orientamento sessuale, e poi tutti gli altri diritti civili che vengono appresso. Io altre motivazioni non le trovo, perché vedete, la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sapete dove affonda le radici? E anche qui sarò politicamente scorretto, affonda le radici in un concetto molto più ampio, molto più grande, e che viene scarsamente evocato, attraverso il quale io detesto la parola omofobia perché non rende bene l'idea, ma questa discriminazione basata sull'orientamento sessuale affonda le radici in quel brodo di cultura che è il razzismo. Il razzismo, perché il razzismo nasce da che cosa? Allora, nel 1955 c'è un eroe nazionale degli Stati Uniti che si chiamava Rosa Parks, che era una signora di colore che ha fatto un gesto assolutamente rivoluzionario. Stava seduta a Montgomery, stava seduta nel suo autobus, no, non stava seduta, stava in piedi nel suo autobus e non c'erano posti riservati ai neri. Però c'erano i posti riservati ai bianchi. Allora, questa signora, che era probabilmente aveva lavorato, stava sudata, stava stanca, ha fatto un gesto piccolo e rivoluzionario. Si è seduta sul posto per i bianchi e ha detto, quando gli è stato intimato di alzarsi, ha detto una sola cosa: io da qui non mi alzo, perché la mia, il mio diritto di stare seduto su questa sedia è pari a tutte le altre persone, bianche, gialle, nere, rosse. Partono da qui, quindi partono da una caratteristica innata della persona. Se una persona è bianca non ci può fare niente, se una persona ha i capelli rossi non ci può fare niente, se una persona è di colore che è nera non ci può fare niente, è nata così. E quindi è chiaramente ognuno oggi si scandalizza se discrimina una persona per queste caratteristiche. Non c'è la stessa indicazione sull'orientamento sessuale. A me risulta che non un ministero di un ufficio di chissà quale di Rocca Caduccia di sotto la testa di Lico, ma un'organizzazione un po' più importante, o l'Organizzazione Mondiale della Sanità, da quel dì si è espressa sull'omosessualità e ha sancito che è una variante naturale della sessualità umana. Allora, se vengo discriminato per il colore dei capelli e se vengo discriminato per l'orientamento sessuale, qual è la differenza? La differenza non c'è. Tutte queste discriminazioni affondano, ripeto, in quel prodotto di cultura che è il razzismo, per dare vanno trattate. Quindi io, fossi un sindaco, fossi un assessore, fossi l'ultimo dei consiglieri comunali, proprio per dare dignità in ogni angolo, in un angolo anche più piccolo del nostro paese, affronterei questa discussione sociale e non sensibile di corsa. Quindi auguro a tutti di cuore. Prima di dare la parola a Ubaldo Stufino, all'amico Ubaldo Stufino, che è sempre presente quando si parla di diritti, di diritti civili, volevo ringraziare il coordinatore provinciale Michele Carlo per il suo intervento pubblico a sostegno delle coppie di fatto.
Allora si fa tutto. Ma io sarei molto soddisfatto di questa iniziativa, quindi ringrazio l'avvocato Vincenzo che è stato presidente con grande competenza e autorevolezza, gli organizzatori, l'Allaccio e tutte le altre associazioni. Io sarei molto soddisfatto perché io credo che oggi è il momento giusto per fare il salto di qualità. Molte cose sono cambiate, non guardare molto dietro, ci sono errori, ci sono confusioni, ci sono insensibilità. Certo la provincia quando non c'è lei è un'altra cosa, voglio dire, per la sua esperienza. E non guarderei le piccole polemiche, le piccole curiosità, io credo che è un momento storico cambiato, ci sono fatti importanti, come quello di destra, c'è la Corte Costituzionale che ha mandato segnali forti in questa direzione, anche verso il testamento che oggi, come la questione matura, c'è la Cassazione, ci sono le comuni importanti, come avete citato, Torino, Milano, Milano, anche comuni del sud, come Bari, eccetera. Vedo che il problema è di maturare questo dovere civico verso lo Stato laico, sul problema tra l'altro c'è sicuramente che non c'è un problema di sensibilità, sono d'accordo, non confondiamo con gli altri problemi che richiedono peraltro sensibilità. Io sento bisogno di parlare per dire anche a nome dell'associazione, che io sono presidente onorario, il presidente l'onorevole Napoli è molto sensibile, tra l'altro facevamo parte di questo gruppo di associazioni che lavoravamo per il testamento biologico, abbiamo dato delle polemiche pubbliche, perché vuol dire anche il quadro politico nazionale è cambiato. Per la prima volta abbiamo uno presidente del Consiglio, seppure di origine cattolica, molto avanzato, molto aperto, molto sensibile, ha dimostrato con la domanda del ministro, non a caso, un ministro che voi avete citato, già ha voluto aprire un marco enorme verso tutta una serie di tematiche, è stata una scelta coraggiosa, mai fatta in Italia. Io conosco benissimo il Nicoletti, che è molto colto, molto preparato, molto conosce i problemi, è una persona all'avanguardia. Altri governi chiaramente su queste questioni hanno cercato di mettere una pezza, di non parlare, ma anche altre amministrazioni. E io guarderei in positivo anche l'evoluzione dell'amministrazione comunale di Crotone, in vista di ieri le dichiarazioni del sindaco sono molto belle, molti vanno in questa direzione, aprendo lo spazio su queste tematiche. C'è stato l'assessore che mi pare abbastanza evidente, l'intervento che va in questa direzione, il capogruppo, siamo diventati sensibilità, io voglio dire tutte le questioni in positivo, perché le cose si costruiscono andando avanti. Finisco per non essere noioso né togliere spazio, sono due battute, uno, sono quelle cose bellissime che l'amministrazione dovrebbe fare perché non costano niente, ma devono un'amministrazione di livello europeo, di livello avanzato, hanno un senso alla convivenza civile, al senso civico, fanno maturare le coscienze anche dei giovanissimi, che non è possibile che due persone si amino e che non possono avere dei diritti, almeno quelli economici, quelli sociali, quelli di solidarietà dello Stato. E credo che questo impatto ci aiuta ad andare in questa direzione. L'altra questione, io credo che mi permetto di consigliare che questa stessa Presidenza che ha organizzato questa iniziativa, con la presenza e la relazione dell'Avvocato Vincenzi, possa già da domani riunirsi, trovare un momento di impegno attivo, pratico, perché le parole dette in questo consesso non vanno disperse. Già da domani possono chiedere un incontro con gli amministratori, con il dottor, con gli altri comuni, per poter portare avanti queste cose belle e sensibili che noi dobbiamo fare, perché noi siamo in Europa, ce lo dobbiamo ricordare, e l'Europa anche noi possiamo dare degli input positivi, o comunque ricevere il ritardo, questi che già sono già europei e allinearci con i paesi avanzati del nostro paese. Ringrazio Valdo Schifino anche per le parole nei miei confronti. Io non rivesto localmente alcun ruolo istituzionale.
istituzionale, però il mio impegno civile c'è, è dichiarato e lo mantengo. Peraltro a livello nazionale faccio parte, credo che non sia un caso, della Commissione Non Discriminazione della Scuola Superiore dell'Avvocatura. Mi onoro di farne parte e credo di non avere mai abbandonato il mio impegno nei confronti delle varie comunità. Adesso nel dare la parola agli altri sono costretta a chiedere un attimo di sintesi perché l'ora è tarda e vogliamo sentire tutti gli interventi, perché tutti gli interventi danno qualcosa in più a noi che ascoltiamo. Quindi do la parola ad Antonio Giglio, capogruppo SER Comune di Catanzaro, promotore della proposta Coppia di Fatto presso il municipio del capoluogo regionale. Sì, buongiorno a tutti e tutte, ringrazio l'associazione Marco Polo, la Cittotone, il Comune di Crotone che ci ospita, i relatori e le relatrici che sono efficacemente attenati in Europa. Sono un onore assieme al collega Alberto Guerriero che è seduto accanto a lei. E comunque io partirei proprio da quello che è il testo della nostra proposta per dare un contributo a questa iniziativa. Intanto, come è stato giustamente detto prima, quando parliamo di questo tema ci muoviamo in un ambito che risente di un lacune a livello nazionale, perché se a livello nazionale non c'è una legislazione efficace, anzi c'è una legislazione che è molto carente, quasi assente, è altrettanto vero, come è stato detto più volte, che i comuni possono fare molto. Possono fare molto a livello normativo e possono fare molto a livello simbolico. Nella nostra proposta abbiamo individuato dei supporti normativi e giurisprudenziali che non possono essere messi in secondo piano. L'articolo 2 della Costituzione italiana dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quindi riconosce e garantisce, non solo riconosce, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È la sentenza numero 138 della Corte Costituzionale del 2012 che dice che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico che comprende anche il comunismo sessuale. È la sentenza numero 4184 del 2012 della Corte di Cassazione afferma che i conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale. E anche la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, l'articolo 8, afferma che la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce vita familiare protetta. Quindi riconoscere questi principi serve per proporre nelle realtà amministrative o per locali delle innovazioni che non sono innovazioni di poco conto. Perché, tralasciando tutto i requisiti che abbiamo indicato nella nostra proposta a termini generali, l'obiettivo è quello del superamento delle situazioni di discriminazione e l'agevolazione e l'integrazione del contesto sociale, culturale ed economico del territorio. Quindi gli amministratori locali possono fare molto e non ci si può nascondere dietro una lacuna a livello nazionale per nascondere il fatto che in realtà su questo tema non si vuole spesso intervenire. Perché non si può intervenire? Io ho ascoltato con attenzione l'intervento di Marco Marchese e mi sento di condividere con lui. La politica è di per sé una materia di confine, come noi qui, cioè sono materie che abbracciano innumerevoli campi, come dovrebbe essere qualsiasi cosa, perché chi ragiona a compartimenti stagni, una cosa è la politica, una cosa è la chiesa, una cosa è l'economia, sta a ragionare in un corridoio, in un paese, in realtà che questi temi devono abbracciare tutto. Per questo io non condivido neanche chi poi ragiona e dice che la chiesa dice quello che deve dire, perché in questo modo l'economia dice quello che deve dire, cioè se ognuno dice quello che deve dire allora è un gioco delle parti, ognuno fa il suo intervento, dopodiché non si riconduce mai a unità, non si riconduce mai a sintesi, non si riconduce
Perché non si fa? Perché si dice soprattutto di provocare l'obiezione è sì, ma ci sono questi tipi di gente, perché la gente non andava già, perché la gente non ha questo quartiere di casa. Che cosa ci possa essere di più urgente nei diritti civili di libertà individuali? Onestamente non riesco ad individuare. E il fatto che noi ancora adesso dobbiamo discutere del riconoscimento di questi diritti e a volte anche della loro esistenza, non solo del riconoscimento, quindi da quanto sia dura la percorrere questa strada. Io concordo con chi ha detto che non si può ogni volta dire, non si possono escludere le polemiche da questo discorso, perché ci sono delle cose che per forza di cose devono avvenire attraverso i procedimenti traumatici. Perché se io ritengo di esercitare un diritto che attiene alla mia esistenza, alla mia personalità, oppure rappresento le esigenze di persone che hanno diritti, che anche con diritti o volontà, che anche non mi appartengono, ma che riconoscono come giuste, e c'è chi queste cose le nega, se ci deve essere un passaggio traumatico, che ci sia, perché non è vero che tutti i cambiamenti sono cambiamenti che si possono fare tutto sommato con una conversazione amabile, perché c'è chi queste cose le nega. E quando le cose vengono negate, si entra nell'ambito dei diritti della personalità e della persona, e non c'è mediazione possibile di fronte a chi nega senza schierarsi dalle sue posizioni. Ancora sulla Chiesa, mi fa piacere che la Chiesa dimostri apertura, ma io penso che dimostrare apertura in sé non vuol dire niente, perché ha un senso dimostrare apertura quando poi si dice dove si può andare. Allora dimostra apertura, benissimo, qual è la sua posizione, qual è la sua volontà. La verità è qui, concludo, la verità è che ci troviamo davanti a temi molto più ampi di questo, quindi anche una legge come questa possono essere portate avanti per riferirci a modi di pensare, a modi di agire, che sono effettivamente, come diceva Marco, relativi a problemi di razzismo culturale e sociale, e qui non ci sono altri. Qui ci sono concetti che vengono espressi, concetti di normalità, concetti di verità, la famiglia normale, le relazioni normali, le relazioni vere. E quando qui qualcuno si erge a giudice di normalità e di verità, io do questi concetti di una violenza infinita. Chi dice che la famiglia vera o la famiglia normale è un modo, chi dice che le relazioni umane sono normali e in un modo, sta dicendo una cosa di una violenza infinita. E a questa violenza verbale non si può cedere, non si può cedere di un millimetro. E anzi bisogna andare avanti, perché i diritti non solo vanno difesi, ma vanno continuamente riaffermati. Grazie. Grazie Antonio, sono perfettamente d'accordo con te, le rivoluzioni purtroppo non si fanno con le rose e con i fiori spesso. Ed è vero, io ho scritto qualcosa sui diritti, che se i diritti hanno un senso, la violazione di diritti è un problema serio, un problema serissimo. Significa trattare l'individuo non come un essere umano, o trattarlo come meno degno di considerazione di quanto non lo siano gli altri individui. E passiamo all'intervento di Roberto Guerriero, capogruppo PSI con Clinica Tanzaro, che hai citato prima, e promotore della proposta coppia di fatto presso il municipio capoluogo regionale. Anche lui. Sì, grazie. Ovviamente essere qui oggi direi anche di orgoglio di la possibilità di parlare a persone che comprendono e insegnano un diritto e di parlare anche della platea abbastanza complicata. Non mi ascolto per organizzare un evento di questa natura nel nostro lavoro di regione, sarebbe come insegnare in chiesa. Però con Antonio Giglio abbiamo avviato questo tipo di percorso che noi riteniamo virtuoso, che la politica dovrebbe ascoltare perché proviene da amministratore, ma soprattutto che proviene da istanze della gente comune.
perché vede, se noi non riusciamo a comprendere che la società non soltanto cambiata, sta cambiando quotidianamente, significa non avere un amministratore, un singolo individuo, la capacità di relazionarci con il mondo generale, con i bisogni attuali, con i bisogni delle famiglie, quelle che vengono essere definite tradizionali, e del nuovo modo di intendere le politiche. Apprezzo molto lo sforzo che state portando avanti, Rosario, nel vostro comune, e non vi nascondo che l'idea che le associazioni qui funzionino in maniera diversa, che siano molto più partecipi rispetto a ciò che noi possiamo constatare purtroppo sul nostro territorio, dove un certo tipo di borghesia fa sì che determinati temi non vengono essere trattati perché si tratterebbe di blasfemia. Ovviamente venire qui nel capoluogo di provincia per noi è un grande segnale, senza dignità, l'ingresso di questo ci dà la possibilità di esporre il perché abbiamo preso una posizione forte in consiglio comunale a Catanzaro, dove noi purtroppo rappresentiamo la minoranza, ma una minoranza da quello vicino abbastanza qualificata. Ebbene, venire qui per noi è significato e significa tanto, e anche questo incontro sui diritti in una terra dove più che di diritti si parla spesso e volentieri di diritti, di gente che viene portata a se stessa e non al bene comune, ha una valenza estimabile, insomma. Beh, ci trovavamo, e vi rappresento come abbiamo presentato la nostra proposta, anche per dare, mi dispiace che non ci siano i rappresentanti istituzionali del comune di Cremona, perché spesso e volentieri, quando ci sono i rappresentanti istituzionali di altri comuni, e l'onorevole Schifino me lo insegna, si aspetta che ci sia anche un intervento da parte della Presidenza, da parte di chi ha fatto qualche chilometro per venire qui a rappresentare le proprie ragioni, a portare il proprio contributo. Questo me ne rivolgo, mi dispiace veramente, perché veramente abbiamo dato anche un suggerimento, glielo darei, perché ritengo ci sia la stampa, ritengo che qualcuno abbia molto e anche per contattare, infatti, capire come ci si svolga, chi ha diritto a si svolga tutto l'organizzazione comunale, che sia propone per altro fa tutta la differenza, lo statuto più o meno lo stesso. Il passaggio è vero che avvengono all'interno delle commissioni, ma è altrettanto vero che si può fare un salto maggiore, un salto di qualità, se si vogliono fare realmente le cose. Ed è quello che abbiamo fatto insieme al Collegio Cini. Abbiamo preso lo statuto, l'abbiamo elaborato insieme, ci abbiamo lavorato il gioco, sapendo che avremmo avuto una parte dell'opinione pubblica che non avrebbe certamente gradito quello che era il nostro percorso e quello che era la nostra proposta, perché ho citato molte partite. Eppure l'abbiamo fatto, con il rischio di disperdere un consenso che già è difficile di suo, stando in un contesto come quello di Catanzaro che ha una visione politica più conservatrice, meno riformista, diciamo così, eppure l'abbiamo fatto. Siamo presentati in ufficio di presidenza un bel giorno, annunciando l'evento il giorno prima tramite i social network, che poi sono ormai gli strumenti che ci danno la possibilità di portare avanti le battaglie forti, le battaglie importanti, e beh, il giorno dopo tutti quanti credevano che non ci saremmo presentati all'ufficio di presidenza e all'ufficio del sindaco per presentare la proposta. Noi punto ci siamo presentati, siamo andati a protocollare la nostra proposta con il regolamento e abbiamo fatto che tutto ciò avvenisse sopra le commissioni, perché ovviamente se fossimo entrati nella discussione all'interno delle commissioni, dalle commissioni non ne saremmo più usciti, sempre per quel maledetto vizio del mondo di pensare delle sensibilità. Quando non si può parlare di un qualcosa, si parla delle sensibilità. Perché la prima cosa che mi ha detto un amministratore di Catanzaro, ovviamente non posso fare nome perché ho fatto di cambio istituzionale, quando ha stato su questo problema, mi ha chiamato e pensato, scusa, ma mi stai interessando delle cose che mi vengono? Guarda, non so se mi sto interessando delle cose, mi sto interessando di persone che hanno legittimità di avere dei diritti. Dopodiché l'idea di poter presentare un'idea, una visione della società diversa dalla tua, mi mette nelle condizioni di avvalorare l'idea mia e quella giusta.
è l'amministratore di tutto il comune di Catanzaro, no? Che è anche l'amministratore della città, ma non ti dico chi è. Però a queste mie, ovviamente, affermazioni, risposte di caccia, non è il caso, abbiamo processuato, succede anche nelle mie famiglie, nelle mie tradizioni, perché è possibile. Scabrosamente non se ne può parlare, anche perché vuol dire, poi che mia figlia sta a scuola con le compagnelle che hanno dei genitori separati, che convivono entrambi in altre economie, quando diventa la normalità, perché è sancito in maniera furbesca tra di noi, con il senso e senso, la normalità è rappresentata ormai da questo punto, la mia sono allargata. Allora, io mi sono posto la domanda se parlare dei diritti civili significa parlare anche della sessualità. Perché quando vado a votare, quando vado allo Stato, quando vado al pronto soccorso per una medicazione, non vado a dire se sono eterosessuale o se sono omosessuale. Ma non perché mi debba vergognare di essere eterosessuale o di essere omosessuale, perché ritengo rappresenti tutto ciò la sfera di carattere personale. Allora, io ritengo che nella nostra proposta si sia parlato più dei diritti e dei sentimenti e non di sessualità. Perché la sessualità è soprattutto una pregiudiziale per far sì che questa discussione non venga mai ad essere approdata. Sempre perché è meglio sapere, per le nostre parti siamo un po' osservatori, non approfittare della buona fede degli amministratori attuali, portare una discussione di questa natura all'interno di un'assise. Che è una discussione che va affrontata. Noi la affronteremo. Prevedo che ci saranno alcuni di sette in consiglio comunale per affrontare e vi inviterò a partecipare, anche perché tra le altre cose, tra le belle cose che abbiamo fatto, potete anche non venire a Catanzaro, andare, perché giusto la settimana scorsa sono state, abbiamo approvato le videoriprese dei consigli comunali, in maniera tale che anche i cittadini catanzaresi si possono collegare sul sito di Catanzaro in forma, sul sito di della città di Catanzaro e possono valutare l'operato degli amministratori che vengono qui sempre. Per cui, senza venire a Catanzaro, senza scomodarmi, direi rendendo conto anche un attimino la rappresentazione di quello che è attualmente l'amministrazione. Noi porteremo, andremo fino in fondo su questa iniziativa perché ci crediamo, perché crediamo che fare politica è l'arte più nobile che ci possa essere. Non nelle parole, ma nelle parole. Chi vi parla è un socialista di tradizione, tradizione familiare. Forse non è rimasto l'ultimo moricano in circolazione in Calabria, però orgogliosamente rimango tale finché potrò fare politica. E allora mi sono domandato cosa significa essere oggi, continuare ad essere un uomo di sinistra, continuare ad essere un socialista. E la domanda che mi sono posta mi ha dato delle bellissime risposte. Per quanto mi riguarda significa essere dalla parte dei diritti, se no non mi interessa più far parte di un'amministrazione ed essere un amministratore. Significa battersi per ciò che riteniamo e ritengo essere giusto, anche a costo di rimanere in pochi. Il diritto è per le poche di fatto. Il diritto è di avere una buona sanità, il diritto è di avere delle buone cure, il diritto è di avere un lavoro, il diritto è il riconoscimento di tutti questi diritti. Da qui nasce la buona politica. Chi è contro questo significa contro lo Stato, non è contro lo Stato. Noi ci batteremo fino al punto, noi faremo questo percorso in maniera intransigente, per contro una borghesia che non è rappresentato ovviamente portando a fare un po' di legge, ma un certo tipo, è un certo modo di fare politica che fa sì che determinate cose che definiscono i nostri, che stiamo parlando di diritti, non se ne parla. Grazie per avermi invitato. Grazie, che dire, bravi e di nuovo. Mi fa piacere che si sia riportato il discorso sulle persone, al di là di quelli che possono essere i ruoli, i
travestimenti, le maschere e quant'altro. Qui parliamo di persone e dei diritti delle persone. E vedo anche il passaggio sul diritto: il diritto, infatti, non deve essere frantumato, perché quando viene frantumato è uno strumento di potere. Il diritto è tutto e deve diventare da strumento di potere, da baluardo di una società magari vecchia e marcellata, deve diventare uno strumento di progresso, come abbiamo già detto. Adesso passiamo sul fatto delle persone. Stavo pensando, e voglio condividere questo pensiero, che non è casuale che io non abbia dato dell'onorevole a Ubaldo Sofino, e l'ho trattato come persona, al di là di quelli che sono i ruoli istituzionali, così come generalmente faccio con tutti, chiamandoli per nome. E adesso interverrà la linea Valentini, Arcigay e Oscar Abbia. Grazie. Buongiorno a tutti, io non sono un turista, ma sono un politico, sono una ragazza di 26 anni, per cui il mio intervento non può essere altro che un intervento più personale, più pratico. Io parlo da ragazza lesbica che parla con i gay, che fa parte di una situazione gay, quindi posso dare più altro un fatto su quello che realmente questo tipo di cose può fare nella vita reale. Spesso si parla di, appunto, prima si diceva di non priorità, sono altre le priorità, la gente non può mangiare, la gente non arriva a fine mese, non è il caso di avere dei troppi contrasti su queste tematiche, prendiamo del buono. Sono tutte bellissime parole, se non fosse che sfugge il passaggio successivo a quello che è una mancanza di riconoscimento di questi diritti. Sfugge quello che succede a un ragazzo, a una ragazza, a un transessuale, a un transessuale, quando i suoi diritti non sono riconosciuti, quando è trattato come un appestato, quando è trattato come una persona che io dico non esiste, a meno che non faccia finta di essere transessuale. A quel punto forse possiamo dargli qualche diritto. Il passo che può fare il comune nel prendere il registro delle unioni civili, il passo che può fare il comune nel dichiarare la finanziazione alla rete di, piuttosto che comunque un'avventura agli omosessuali, è quello di dare una grossa mano anche nella vita pratica degli omosessuali sul territorio, soprattutto nel territorio come Crotone, dove non c'è un arcigay, ma noi conosciamo alcuni ragazzi che sono qui, alcuni ragazzi della nostra arcigay sono di Crotone. Il racconto che viene fuori è che una società molto spesso è il termine stesso, quello che è ignorante in materia, cioè si ha una completa ignoranza di quello che è l'omosessualità, di quello che è essere omosessuali e vivere l'omosessualità in Italia, in Italia, nel mondo in generale. Si ha una mancanza tale da provocare una chiusura e un razzismo, perché già giusto deve avere altro, non è fobia. Io ho la fobia dei rami piuttosto che la fobia degli spazi chiusi. Non posso avere la fobia di una persona che ha una sua vita e che può che ufficio nella mia, ognuno ha le sue cose, le sue vite, non c'entra niente. È razzismo. Ed è razzismo sulla base dell'ignoranza. È un razzismo che porta a sentire come proprio di possesso il matrimonio, come se fosse un'eresia poter dire che un'altra persona che abbia un orientamento sessuale diverso da lui possa sposarsi. È un'appartenenza, appartiene agli eterosessuali, gli omosessuali dovrebbero trovare un'altra istituzione, perché il matrimonio è un'istituzione mondiale, perché c'è in tutto il mondo, è un'istituzione che riconosce un'unione, è un'istituzione per chiunque, non è un'istituzione per eterosessuali, gli omosessuali fanno la loro, i transessuali la loro, i cinesi fanno un'altra, perché tanto sono cinesi, per ognuno sono le cose sue. Avrebbe veramente poco senso, sono delle cose talmente generalizzate e sono dei diritti. Poi porteranno talmente tanti effetti. Per le coppie eterosessuali, esiste il matrimonio e si chiede il riconoscimento delle coppie di fatto per quello che avere dei diritti personali per i figli, anche in ogni cui non si decide di sposarsi, perché sa che quando non voleva prendere un impegno a vita, ognuno prende le sue decisioni. Per gli omosessuali non esiste niente di tutto questo. Per gli omosessuali ci sono persone che ci coppie che decidono di passare la vita insieme e che non hanno mai il benché minimo diritto, non esisteranno per bene 30, 50 anni, non esisteranno, saranno degli amici che condividono una stanza. E non si riesce a capire anche quanto l'istituzione del registro delle unioni civili
Non mi sembra che l'eterosessuale adesso faccia uno sfondo di questi grandi amori limitati, eterni, di questi matrimoni idilliaci, però il matrimonio c'è. Però quelle coppie che decidono di provare a farsi queste promesse, di vivere insieme una vita, c'è il diritto di provarci. Io ho il diritto a provare a fare quello che voglio con il mio compagno e di vedere dove va a finire. Se ho una compagna, facciamo finta di niente, conviviamo quando non si sa cosa ne va tanto. Dobbiamo avere dei figli, dobbiamo andare a fare all'estero e tornare in Italia con un figlio che sia mio, non suo o suo, non mio. Devo fare dei permessi per andare a prendere a scuola, ci sono una serie di cose basilari che nella vita dello sessuale sono talmente date per scontate che se si mettesse in conto di tutto quello che viene a mancare nella coppia omosessuale, ci si renderebbe conto di quanto si innesca una reazione a catena con questo tipo di razzismo. Perché non è semplicemente il pezzo di carta con la firma, è tutto ciò che ne consegue. È l'avere una forma critica, l'essere riconosciuti, l'essere guardati e poter parlare la coppia, e poter avere una famiglia, sono tutte le piccole cose. Che adesso non ci sono. Si riesce persino ad avere discussione al supermercato, perché ad essere appunto devi dare alla familiare, non devi dare alla compagna, mi è successo anche questo. Cioè, siamo veramente al paradosso del ridicolo. Si dovrebbe semplicemente rendersi conto che bisogna riconoscere questi diritti, quindi riconoscere le coppie di fatto per quelle che sono, per poter dare diritti base, per poter dare alla società anche le basi per rapportarsi in maniera diversa all'omosessualità, alle famiglie che non piacciono i miei figli, perché queste cose non le comprendono. E non le comprendono per mancanza loro, ma per mancanza della società in generale. Se tutto ciò che mi viene dato è che la politica non si parla perché è delicato, le leggi no, non le facciamo perché sarebbero i cattolici, la Chiesa dice che siamo malati e che dovremmo guardarci allo specchio e quasi sputarci un occhio da soli, la televisione fa vedere solo storie di prostitute o storie di gente picchiata, ma la vita normale non c'è. L'anno scorso, due anni fa, uscì una campagna di qualsiasi cosa se fosse omosessuale, tutti gli esempi erano una persona che sta morendo con il medico che importa che sia omosessuale, una persona che sta morendo di AIDS che importa che sia omosessuale, e una due persone che vanno a spesa a chi dovrebbe importare che sono omosessuali. Due genitori con un figlio al parco, cosa gli importa di altri che sono omosessuali? Perché deve essere una cosa accettata solo nelle estreme conseguenze? Solo nelle emergenze, allora lì, vabbè, nel caso di emergenza allora ci passo sopra, nella vita di tutti i giorni non mi dà fastidio. Bisogna semplicemente aprire la mente e credo che le istituzioni debbano rendersi conto di quanto in questo politica, istituzioni, giornali, tutto quello che consegue, hanno un ruolo importantissimo. La società e la cultura si formano e devono evolvere, perché invece di evolvere purtroppo stiamo immuovendo. La gente piuttosto che aprirsi continua a essere sempre più chiusa e più possessiva della sua vita omosessuale, pensando a chissà quali mostri vengono dal mondo omosessuale, pensando che siano cose assolutamente inconciliabili. Ed è questo che si deve fare, ed è per questo che si deve capire che questi passaggi sono assolutamente non fattibili, dopo con altre cose, ci sono altre priorità, sono essenziali. E senza il pane, e senza il lavoro, e senza la casa, è essenziale poter condividere tutto questo con chi voglio. E senza poter andare in ospedale e potervi far morire da chi voglio, senza dover fare una lettera al mio amico che è la persona in grado di. Sul libro di tutti vi ci sono alcuni miei esempi di ciò che attualmente possiamo e non possiamo fare. Per poter dire che la mia compagna e la mia famiglia dobbiamo fare un documento in cui dichiariamo di risiedere insieme e che lo facciamo perché ci vogliamo bene, non perché vederlo tutto. Per andare in ospedale e poter dire che se mi operano voglio lei e non voglio un estraneo o un'infermiera qualsiasi perché mia madre non c'è, devo fare un documento in cui non posso dire che è la mia compagna e quindi lo fa perché è la mia famiglia, ma devo dire che una persona è in grado di farlo. Poi non lo valutano e se gli va, mi fanno soltanto stare la mia compagna in camera, sono stata sola. Sono una serie di stupidaggini che spesso ce ne sono che non si possono fare, ma che perché io devo chiedere l'autorizzazione ad avere una persona accanto? È un eterosessuale, avrà comunque la sua persona accanto, avrà comunque il diritto di prendere i figli a scuola, avrà comunque il diritto di fare le tessere famiglia, gli sconti di famiglia. Tempo fa partì anche l'offerta di Trinitalia per le coppie il sabato. Ovviamente non si contempla la madre con i sessuali, un uomo o una donna, di qualsiasi età. Se andavi con la mamma andava uguale, però
loro silenzi, il loro imbarazzo, il loro rimandare o affievolire le cose, nessuno andrà avanti. Veramente non ci si potrà andare. Grazie Davina del tuo contributo personale. Si sente che è sentito ovviamente. E adesso passiamo alle conclusioni. Le conclusioni saranno fatte da Filippo Sestito, che naturalmente non ha bisogno delle mie presentazioni o della mia presentazione, perché è noto, è arcinoto direi, per le battaglie intelligenti che conduce in questo territorio e di cui io personalmente voglio ringraziare. Grazie. Grazie a te per la ottima moderazione di questo dibattito. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio le figure tutte qualificate che sono presenti in questo dibattito. È stata una scommessa, lo dico subito. Questo incontro per noi è stata una scommessa durissima, difficile. Sono in questo momento propendo per non generare polemiche ulteriori, visto che ogni volta si parla proprio di polemiche, ma ostracismi vari abbiamo ricevuto in città, da parte di istituzioni altre. Noi quando abbiamo istituzioni pensiamo sempre ai comuni, alle province, esistono ben altre istituzioni che hanno dei ruoli importanti. Guardo Svezia, per dire e concentrarmi su una delle istituzioni più importanti, che è la scuola. Presidente, noi siamo visti nel liceo classico come quell'organizzazione che ha lavorato con lei per tanti anni, in quel magnifico periodo che ha contraddistinto una ripresa e nascita culturale in questa città. Le posso garantire che quei tempi sono passati. Le posso garantire che la scuola ha subito un'involuzione dai suoi vertici fino alla base, che è drammatica. I diritti sono diritti e al di là di qualunque cosa noi discutiamo, i ragazzi devono essere messi nelle condizioni di ascoltare. E spesso ciò non accade, come non è accaduto. Io ringrazio tutti quanti voi per la presenza, ringrazio principalmente chi è venuto da lontano, in una terra e una Calabria che ha difficoltà enormi da un punto di vista dei collegamenti. Ringrazio Lavinia che non conoscevo, ringrazio Antonio Giglio, ringrazio Roberto Voglia da cui mi lega un'antica amicizia. Ringrazio Marco Giusto per il suo importante incontro. Noi vogliamo ricordare alcune questioni importanti. Abbiamo voluto costruire questo dibattito su due direttrici principali, sarà brevissimo, sarà un telegramma. È quello di provare a mettere insieme le figure istituzionali che sono deputate a garantire i diritti con le figure della società civile organizzata. Questo altro potere che si sta affacciando e che probabilmente le istituzioni politiche ancora non comprendono, non capiscono, non sanno leggere, che non sono solo le associazioni riconosciute, anche quelle che hanno un profilo forte, un profilo netto, come la mia, come quelle che io rappresento, e che sono orgogliose di avere un profilo netto e che dichiarano di avere una dimensione politica alta, dichiaratamente ancorata nella sinistra storica italiana, e che prova a guardare oltre le macerie della sinistra attuale, dall'89 in poi. Ed è una discussione che probabilmente riguarda anche la questione dei diritti civili, anzi soprattutto la questione dei diritti civili. Abbiamo provato a unire, dicevo, queste due questioni. A unirle perché innanzitutto emerge la differenza di linguaggio, che per me è importante, che piano piano deve andare a sovrapporsi. Ed è il nostro compito, non più solo di cerniera, ma di costruzione, di costruttori di ponti politici e quindi di avanzamenti normativi
ufficiale del giornale nazionale. E io penso che questo incontro abbia avuto questo significato. Io sono felice delle parole che ho letto sul giornale di ieri da parte del sindaco della città, che dichiara che i tempi sono maturi sia per la realizzazione del registro del diritto civile delle coppie di fatto, sia per quanto riguarda il testamento biologico della nostra realtà. Sono assolutamente felice, scandisco le parole, constato con amarezza un'assenza alla partecipazione a questo dibattito, escluso l'assessore Giungata, che è andata via, escluso il capogruppo del PD Sergio Porterino, di tutti gli altri consiglieri comunali. Chiedo ad Antonio Lucia, ad Antonio Scandale, che è l'unico presente qua, quanti siete i consiglieri comunali? 32. Dei 32 consiglieri comunali, io sottolineo questo aspetto, perché qualcuno prima ha detto che la questione della realizzazione delle istituzioni non ha e non deve avere colorazione politica. Non ha e non deve avere colorazione politica, ma è un dovere di un consesso come quello di un consiglio comunale. E io qua insisto da tempo sul fatto che dobbiamo smetterla di individuare nell'esecutivo o negli esecutivi e quindi nel sindaco e nella giunta gli obiettivi principali a quelli politici. Ma noi abbiamo anche il compito politico e culturale di obbligare, di far crescere la consapevolezza dei consiglieri comunali che il loro ruolo è il ruolo centrale nell'assemblea. E a noi a loro ci rivolgiamo. E a noi a loro chiediamo, tramite te, ai tuoi colleghi consiglieri, di partecipare alla vita pubblica di questa città, al dibattito pubblico di questa città, principalmente su un tema come quello dei diritti civili, che non è vero che è un tema divisivo, non è assolutamente un tema divisivo, è il tema dei diritti, ed è il tema dei diritti che è stato cancellato dall'agenda politica da 20 anni in questo nostro territorio, e di cui la sinistra porta una responsabilità enorme, il tema dei diritti del lavoro, il tema dei diritti civili, che questo è quello che dobbiamo rimettere al centro della discussione. E guardate che siamo qui a questo parterre soggetti differenti, che hanno visioni politiche e culturali differenti, ma tutti quanti insieme, uniti testardamente nel tentativo di raggiungere un obiettivo. Noi non molleremo la presa finché il Consiglio Comunale e la sua giunta non varerà e non produrrà il registro delle coppie di fatto e gli atti e gli elementi consiliari necessari per ciò che riguarda il testamento biologico. Noi non lo voteremo con garbo, con forza, con determinazione, insieme a tutti quanti. E noi, da questo punto in poi, lo dico a tutti i presenti, alle organizzazioni, alle associazioni presenti, non abbiamo e non vogliamo il diritto di primogenitura, anche se un diritto di primogenitura va riconosciuto per la soluzione Marco Polo che ha posto queste questioni di pertinenza. Ma noi siamo qui per dire, da oggi in poi, con un passo indietro di tutti, marciamo tutti quanti insieme, ricostruiamo quell'unità necessaria, perché ci serve, perché senza quell'unità necessaria noi non riusciremo a vincere questa come tante altre battaglie. E a noi, e chiudo, questa occasione ci servirà e chiediamo l'aiuto di tutti quanti noi per realizzare in questa nostra realtà finalmente l'arciere. E noi da qui vogliamo ripartire per dare da associazione e da cittadini impegnati nel sociale della vita politica e civile di questa città il nostro contributo associativo per costruire realmente la possibilità di realizzare i diritti per tutti e i diritti civili in questa nostra realtà. E chiedo ai due consiglieri qui presenti di realizzare del PSI, Roberto e Antonio Pizzelli, di insieme costruire anche con le forze politiche, nelle due nostre realtà, poi regionali, processi comuni che possono andare nella direzione del soddisfacimento dei diritti civili, ma non solo, per costruire una visione unitaria di una Calabria disgregata che continua a marciare disunita. E oggi, purtroppo, questo non è un esempio, dobbiamo da qui ripartire per costruire
politici comuni, associativi e sulla costruzione di diritti uguali e per tutti. Grazie. Bene. Io devo esprimere il mio sentimento di soddisfazione per aver partecipato stamattina a questo incontro. Sono veramente molto molto contenta e naturalmente dovremo accogliere questo invito a novità da parte di Filippo, che mi sembra la cosa più importante, e cominciare a camminare di nuovo insieme, tutti insieme, per il riconoscimento dei diritti civili, di tutti i diritti civili negati.